Allora, primo meetup con i Servitis e Luis. I miei riferimenti sono poco importanti, lavoro in Microsoft, questi sono, poi cliccate le slide e avete la registrazione di cosa parliamo. Allora, intanto è un meetup, quindi come tutti i meetup sentite liberi di alzarvi, prendervi da bere, dare a luce, non dare fastidio, soprattutto fate domande, mi piacerebbe un'interazione perché se parlo solo io resta fino a se stessa e quindi parleremo in generale di quali services, cosa sono, perché dovrei usarli, come iniziare, ne vedremo uno in particolare che è quello che siamo Computer Vision API. Poi ci sposteremo su un altro Cognitive Service, un altro servizio fornito da Cognitive Service, che è Luis, che sta parlando di Understanding Intelligence Service. Capiremo a cosa serve e diciamo che questo ci servirà come antipasto, perché questo andrà via tra un paio di mesi a un altro podcast che riguarderà Luis integrato con il bot framework, quindi vedremo qui cos'è Luis e poi tempo tecnico per prepararlo, come questo un alternato con bot framework e quindi completeremo il cerchio, però già oggi vedremo abbastanza. Quindi con il service io ho organizzato così, sono due tranche, con Luis facciamo una pausa perché tanto so che voi non alzate a prendere la birra, quindi interrompiamo quando arriviamo a un certo punto, così siete costretti a prenderla. Perché? Allora, primo, facile, è una piattaforma che espone servizi REST, ok? Quindi semplice chiamate HTTP, l'indirizzo è HTTPS, ma sono chiamate HTTP. Quindi, pochi linee di codice, vedremo come ottenere la chiave e chiamare le nostre API, quindi questo fa sì che sia flessibile, perché in realtà anche la lavoratrice di casa riesce a chiamarli, poi che la lavoratrice ci faccia qualcosa, questo è un altro discorso, ma capite che la piattaforma che li utilizza può essere la quella che vi trovate Python o JS, una di quelle mobile, ma JavaScript, chi più ne ha più ne metta. L'importante è che il mio device, il mio linguaggio, la mia piattaforma sia IP capable e se in grado di funzionare da HTTP, quindi punto 16. E testato. In realtà, storicamente, questi servizi erano dall'aggregazione, e poi vedremo, è molto chiaro come sono stati aggregati, viene dall'aggregazione di più servizi che già esistevano, Bing tanto per intenderci, più nuovi servizi, e vengono fondamentalmente da Microsoft Research, tutto quello che riguarda la parte di Vision che vediamo adesso, Bing, che forse è quello meno eclatante direi, e Machine Learning, Luis. Esiste grossa documentazione, esiste un GitHub con esempi, SDK. Vedremo durante il meetup un esempio che fa parte dell'SDK realizzato da italiani, quindi si può contribuire. Una sezione su Stack Overflow e soprattutto questa, una sezione su User Voice. Quindi vi viene in mente una funzionalità che non c'è, proponetela via community, la spingiamo, ci diamo una mano, facciamo in modo che sia spinta, quindi in realtà possiamo contribuire a questa piattaforma. Quindi tre buone ragioni, già il fatto che è semplice, non ho parlato di prezzi ma poi ne parliamo, già fatto che è semplice e flessibile può essere un buon viatico. Che cosa fanno? Hanno la pretesa di fare in modo che le nostre applicazioni abbiano conoscenza del mondo che le circondano, insomma una cosa un po' pretenziosa. In realtà sono cinque grossi blocchi di servizi che sono quelli che ahimè il colore non rende giustizia, ma stanno di lato, quelli li vediamo: Vision, Speech, Language, Knowledge e Search, okay? Quindi divisi in queste aree. In questo momento sono ancora divisi tra loro, quindi sono abbastanza disaccoppiati, quindi non c'è interazione tanto all'interno tra lo Speech e la Vision. Nella roadmap c'è il fatto che questi prima o poi si possano integrare tra loro in maniera tra virgolette nativa. Questo perché ancora sono distinti? Perché per esempio questo proviene dall'ambito Bing, questo proviene dall'ambito machine learning e questo proviene da search, da research. E quindi tipicamente i gruppi lavoravano separatamente, quindi ora c'è tutta quella parte di integrazione. Per quanto riguarda sito, API, modalità di fruizione, SDK già sono abbastanza uniti, quello che non è unito ancora è l'integrazione, cioè io devo chiamare due servizi diversi, per esempio se voglio prendere un'immagine, analizzarla e fare in modo che la mia applicazione parli descrivendo l'immagine, ok? Però ok, Vision, che cosa ho a disposizione? Questi
in continua evoluzione. Ieri ho aperto, no, sta qui quella dopo, l'ho aperto per controllare il progetto e me ne hanno aggiunto uno, quindi oltre ad avermi cambiato il sito, per cui ho dovuto rifare slide, però non è un problema. Qui abbiamo a disposizione. Sì, ne cambiano 20 o grammi al giorno, ma insomma ogni tanto se ne aggiungono. Computer Vision mi permette di, dato l'immagine, riuscire a identificare delle informazioni utili, tag, però poi non mi fa. Non mi vedo poi. Ah, mi sono anche truccato. No, vabbè. Questa poi la vedremo. Tag, descrizione, colore dominante, celebrities. Poi capiremo che si intende per celebrities e cosa rappresenta adesso celebrities e cosa rappresenta nel futuro. Face API. Posso identificare volti all'interno dell'immagine o gruppi di persone, quindi mi consente anche di fare qualcosa di personalizzato. Poi magari diamo un attimo un accenno anche alla privacy, tra virgolette, lo diamo un po' su tutti, visto che ci sono immagini e cose del genere. Emotion API, data un face, capire qual è l'emozione, quindi sto sorridendo, è triste, allegro, quant'altro. Video API fa di fatto quello che fanno un po' gli altri, in più stabilizzazione, generazione d'anteprima e cose del genere su stream video. Questo è stato aggiunto un mesetto fa, è l'ultimo aggiunto, e fa content moderation su immagine e video. Quindi mi consente di dire, taggare un video per capire se dentro ci sono contenuti sensibili, più o meno sensibili, con tante possibilità di sfaccettature. Quindi questo di fatto è qualcosa legato alla vision. Qualcosa legato allo speech. Questa è la tasta qui, ma è di Bing, la speech AI è semplicemente la possibilità che ho, dato un testo di ottenere parlato e viceversa. Una leggera confusione di intenti, ma non è il suo scopo. C'era, ce l'hanno lasciato. Vedremo dove sta la confusione di intenti. Speech recognition è riconoscimento vocale, ok? E uno speech recognition personalizzato. Quindi la possibilità di dare una serie, una delle phrase list, delle frasi o dei comandi che possono essere interpretati. Attenzione per chi conosce il mondo Microsoft, non confondere questo con Cortana. Cortana sono delle API che sono a bordo dell'Universal Windows Platform sul PC. Questo sarà tutta roba che necessita di una connettività. Quindi non c'è la possibilità come Cortana che alcune tipologie di comandi siano locali e non serva la rete. Qui serve sempre la rete. Quindi, se avete uno scenario sconnesso, con il server sono fatto io. Per quanto riguarda il Vision ci sono altre cose, per quanto riguarda questo probabilmente la Speech Platform, immagino. Poi altre tecnologie non le uso. Language, tutto ciò che riguarda il linguaggio, quindi correzione ortografica, anche questo è da Bing, è stato messo qui, moderazione API web per il linguaggio, analisi linguistica del testo, per chi viene da scuola questo è interessante, comprensione del linguaggio degli utenti, questo è quello che vedremo dopo, Luis, che forse è un quello un po' più interessante, mi consente di vedere, risolvere una barriera che è quella di comprendere cosa vuol dire quello che sta davanti al PC. Cioè non solo cosa ha detto, ma che vuol dire, cioè che vuole in romanesco. Text Analytics e Translator, che tipicamente prima e l'ultimo erano in video, se sono stati qui perché hanno secondo me più senso che facciano parte della parte di language. Knowledge, questo è tipicamente un livello accademico. Quindi c'è tutta una parte che mi consente di fare nuove GPI su scritti esistenti, piuttosto che libri, piuttosto che autori, incrociare questo knowledge base. Una parte di knowledge base strutturata, quindi io sono un call center, voglio realizzare il mio knowledge base perché do assistenza per i frigoriferi sottobutane, ok? Nuova tecnologia. Sapete che i call center hanno un knowledge base, per cui se ho un problema, ti cito qualcosa, qualcuno cerca, un prodotto cerca un knowledge base e gli dà un risultato. Quindi questo è quello che può fare per noi. Cioè, potrebbe essere utilizzato. Entity Link Service, ho un testo e lui è in grado di trovare all'interno del testo le entità, cioè quei nomi, quegli sostantivi, che possono essere identificati magari a linkarli a dei riferimenti riferimenti bibliografici piuttosto che libri e cose del genere. Poi, raccomandation, c'è un e-commerce, questo è quello che Amazon vi dà una volta che entrate,
e poi andate dall'altra parte e trovate quello che avete cercato 2 minuti prima, che ovviamente lo comprate, o almeno a metà. Così, questo è stato aggiunto l'altro ieri, la possibilità di fare question and answer su domande e risposte anche custom o prese da Google. Non l'ho ancora provato, quindi non... magari poi gli diamo un'occhiata velocemente, tanto. Infine Search, che è quello meno interessante del mondo, per me è ricerca generica, ricerca autosuggerimenti, quindi quando state su Google e scrivete lì da suggerimento, questo solo che c'è Bing, usa Bing, immagini, video, quindi forse è meno, veramente meno interessante. Vabbè, come inizio? Voglio provare. Questo è Bing, ok? Non serve altro che cliccare sul tastino. E qui erano 100.000 euro, no? E vi ho dato uno di questi tre, li ho convitato con LinkedIn o con Microsoft Account, per ora sono questi, probabilmente resteranno questi, non so cos'altro possiamo metterci. Avete, vi create un account, l'account è free, non necessita di carta di credito, non necessita di nulla, avete ovviamente la possibilità di provare tutti quei servizi che avete visto prima, che hanno delle limitazioni chiaramente da parte free. Limitazioni che una volta arrivate, una volta raggiunte, non generano automaticamente l'acquisto di cose da pagamento. Quindi provate finché non arrivate all'errore e troppe chiamate, vedremo qual è l'errore, per cui non c'è nessun problema. Quello che fate di fatto è che vi propone un vostro portale, questo è mio, in cui c'è la possibilità di scegliere un nuovo servizio, di abbonarsi a un nuovo servizio, il nome del servizio a cui siete abbonati. Qui ovviamente insieme al computer vision, quindi quello che andremo a vedere, il numero di transazioni nella versione free, in questo caso sono 5.000 transazioni al mese, 20 al minuto, che per fare le prove è sufficiente. Poi io spero che voi facciate un'applicazione che ci abbia tante revenue, allora pagatele. Ok? Le chiavi di attivazione, poi vedremo a che cosa servono, e la quota, quindi a che quota siete, se sarebbe finito. In questo caso penso non si possa ancora nulla. E poi qui c'è il link ai costi. Andare su questo link. Ok, facciamo subito un giro sul portale, tanto per vedere. Quindi, ok, entro sul portale quello generico, non quello del mio login. Ok, e quello che ho a disposizione è. Vengono proposti subito dei servizi in prima pagina, ok? Con la possibilità di provarlo, ma la cosa interessante è che qui li avete di fatto tutti. Quindi, per esempio, andando a vedere, visto che Computer Vision lo vediamo dopo, vediamo Face, ok? Così ne vediamo due di fatto. Quello che vi mostra è intanto una piccola spiegazione che dice tutto e il contrario di tutto, è quindi inutile. Il GetStart for free lo trovate, poi documentazione, API Reference SDK. Questi li andremo a vedere in dettaglio sulla parte video, ma la cosa interessante è che già qui vi dà la possibilità, per esempio, di testare con delle immagini predefinite o impostando la vostra immagine, di farvi vedere che hai riconosciuto delle facce, soprattutto riconosciuto anche quelli che si chiamano nuvola di punti della faccia, quindi gli occhi. E vi fa vedere il JSON ritornato, quindi già qui vi dà un'idea di come funziona il meccanismo. Non vi dice qual è l'URL, quali sono i parametri, però potete smanettarci. E soprattutto la cosa interessante è che potete anche metterci una vostra immagine per fare delle prove. In generale, per ogni pagina vi fa anche questa, per esempio, la verification, quindi il fatto che vi dice se i due sono uguali, sono la stessa persona, ok? E anche qui potete giocarci. Il face identification non vi fa la prova semplicemente perché il face identification ha necessità che voi creiate dei gruppi, cioè creiate e diciate queste foto sono di Massimo, queste sono di Giuseppe, queste sono di Antonio, e quindi quando arriva Massimo lo riconosce, quando Giuseppe lo riconosce, e così via. Privacy, tutti i servizi che utilizzano le immagini, che usano i dati, per esempio il vision o quello che avete visto sopra, prendono l'immagine. La mandano sul cloud, la elaborano, la buttano e ritornano il risultato. Non vengono utilizzate le vostre immagini per fare trading. Ok? Quindi non vengono utilizzate le immagini che voi inviate. Se siete Lady Gaga, la vostra immagine è utilizzata per le celebrities, ma a quel punto siete Lady Gaga e quindi il modo che siete. Ok? Nel caso dei gruppi,
cui le nostre immagini invece risiedono sul server perché devono essere usate per trainare il riconoscimento, quelle immagini sono soggette alle policy di privacy del cloud di Microsoft Azure, che sono in questo momento le più restrittive di tutti i cloud, nel senso che le immagini sono vostre, sono criptate con quelle chiavi, risiedono nel vostro spazio che avete quando avete l'account, nessun altro, neanche Microsoft, è in grado di leggerle o distribuirle a terzi. Quindi, informazione, l'elaborazione cloud in America? L'elaborazione cloud in realtà non lo sa, no? In questo momento non lo sa. Quindi anche la legislazione è sbagliata a parlare di privacy massima, no, dove si trova la legislazione. E se l'altra è europea, se l'America è americana. Sì, hai ragione su questo, sì, hai ragione, ma la certificazione internazionale, sì, hai ragione, però la certificazione, ma sono due certificazioni fondamentali, su cloud e privacy, che sono quelle più restrittive. In questo momento non lo sai, è in beta. In realtà quando ti iscrivi, puoi scegliere la fine di gruppo, puoi scegliere dove mandarlo, quindi no, nel primo caso. Come gli altri servizi? Sì, esattamente. Esattamente uguale agli altri servizi. Decido la fine di dove era la zona. Decidi, non mi ricordo se decidi. Non mi ricordo, te lo dico, non mi ricordo se decidi la zona o il singolo. O il singolo. Non mi ricordo, dove. Oh, se fai sul free, ovviamente. C'hai. No, sul free non c'è costante. E non credo ce ne sarà mai di tanto sul free. Però se vai sull'altro credo tu possa almeno scegliere la regione, almeno la regione, che già sarebbe sufficiente. Quindi in quel caso sarebbe. Comunque quelle giustificazioni internazionali, quindi sono sopra, cioè sono anche troppe. Comunque sono criptate, nel senso nessuno. La cosa importante, visto il discorso di no, ti chiedo i dati, mi dai. Solito discorso, non vengono distribuiti a meno che non veniate riconosciuti come capo del business, allora forse in quel caso spero non siate riconosciuti come tale, quindi vabbè, ci sono un po' di, non so se si vede, qui c'è un video che viene analizzato e non è una cifra, nel senso che se non vi ci date andate sul sito, vi iscrivete tanto. E poi in fondo trovate sempre i pricing, in questo caso sono 30k chiamate al mese. Se invece lo fate lo standard sono 1,50 per 1000 chiamate e sono 10 al secondo. Lì sta tutto al fatto se avete fatto un'applicazione. È evidente che se ci dovete giocare free è sufficiente. Se fate qualcosa di sensato va valutato se è quella cifra ragionevole per la vostra applicazione e per le revenue che questa applicazione porta. Poi trovate sempre nel sito un elenco di app, alcune anche simpatiche, tipo How Old Are You, tipo quella che vi, non ve la faccio vedere con me che mi dà sempre 60 anni, quindi evito. Sì, non, ecco, How Old Net, questa, o Stash, sono queste qui, anche quelle simpatiche, ma la faccio perché a me dà sempre 60 anni, rosico, e quindi non mi sembra il caso. E poi tutta una parte di documentazione help, il pricing e una nuova, anche questa è stata messa da poco, la parte lab che vi fornisce dei pacchetti preconfigurati per fare delle prove. Quindi andateci, fateci un giro. Tanto non si paga. L'invito ovviamente è quello di provarlo, poi se non fa. Ok, computer vision. Quindi quello che mi consente di fare computer vision è posso prendo di mano, tanto lavora su immagini, quindi mi permette di prendere queste immagini e marcarle con delle descrizioni parlanti o dei tag. Okay? Posso far parte di questa categoria di servizi l'OCR, ok? Attenzione, l'OCR transita sempre sul cloud, okay? Quindi se sono documenti sensibili, lì ragionateci. Passa, leggerate l'OCR e buttata via, comunque passa, ragionateci. Ho un cliente per cui questo non può essere usato, per esempio, sarebbe comodissimo, ma non può essere usato perché i documenti sono particolarmente sensibili e non devono uscire dal PC di quello che sta sulla scrivania. Quindi, combinazione di colori, in grado di dirvi qual è il colore predominante, di primo piano, di sfondo, qual è quello più presente e così via. Poter creare delle thumbnail,
al volo, o presenza di facce, o riconoscere celebrità. Perché celebrità? In realtà celebrità è un domain model, così chiamato. E in futuro, in realtà, ci sono già le API, ma non sono, mi pare, disponibili. Potrà essere definito il proprio domain model. Non mi chiedete come, perché ancora non è stato stabilito, ma potrei dire per me, i volanti di autovettura sono fatti in un certo modo, li descrivo, ovviamente con delle immagini, non so qualcosa. Dopodiché posso sottomettere delle immagini e chiedergli di specificamente andare a cercare i volanti di autovettura. E quindi lui mi dice, stai inquadrando un Aston Martin, magari c'è un circolante da 500. Okay? In questo momento esiste solo le celebrities, quindi poi proveremo a vedere con la foto dei Beatles, se è in grado di identificare all'interno della foto dei Beatles i quattro Beatles. Quindi in questo momento è così, ma tenete conto che le celebrities in questo momento è un esempio di domain model che in futuro, non so quando, non so come, verrà reso disponibile aggiungendone altri e integrando col proprio domain model. Quindi anche animali... Quindi c'è il buono possibile. Animali di città. Sì, beh, ovviamente il concetto è che le facce sono utili, ma in qualche caso può aver senso dover riconoscere oggetti, no? Quindi poiché non possono far tracing per qualsiasi oggetto sulla Terra, il concetto migliore è ti do la possibilità di avere un domain model, magari anche semplice, o come succede tipo looping, e tu ti fai il tuo domain model. Come non lo so, ribadisco perché non è ancora. Mi pare che ci sono già le API, magari le cerchiamo, però non so ancora come, ma sarà disponibile. Due piani anche questo, 5.000 chiamate mensili, 20 al minuto, quando le terminate? Ottenete tranquillamente un 439, tu me ne cosa? Sì, c'è, non lo potete usare ovviamente finché non scatta il free successivo. Altrimenti, grazie su questo. Fa benissimo per fare l'ora. Io ne ho fatto un po' e non ci sono mai arrivato vicino, quindi. Per me non ci sono arrivati vicini neanche i ragazzi del prodotto che dicevano a parte dell'SDK e del sample che l'hanno utilizzato per due giorni continuativamente a Make Affair, quindi c'era lo spazio e stava in testa a tutti sta cosa che poi vedremo, quindi ok. Allora qui l'idea è questa, vediamo prima come fare le prove utilizzando il portale, non è un po' più approfondita di quello che abbiamo visto prima, poi facciamo le prove utilizzando uno strumento non Microsoft che è Postman, quindi non è Microsoft, e poi visto che io lavoro in Microsoft, ogni tanto pubblicità e prodotti lo fa, vediamo Visual Studio C#, ma giusto a un passante, ok? Ok, quindi. Allora, andiamo qui, Computer Vision, è forse un po' piccolo adesso, appena la rete ce lo consente, ovviamente la rete fino adesso ha funzionato quando non serviva, e appunto, giustamente. Ok, questo dimostra che sono online, quindi mi serve... Ok, API reference. Allora, intanto qua... Non so se lo vedete, da sola c'è ancora il vecchio indirizzo che si chiama Project Oxford, perché storicamente questo nasce con i disservice, nasce con il nome di Project Oxford. Quindi quando sentite nominare Project Oxford si parla di Cognitive Service. Noi in Microsoft ci mettiamo di solito dai 3 ai 5 anni a cambiare i nomi, quindi questo prima dei prossimi 5 anni cambierà. E cambierà probabilmente nel momento in cui a voi servirà la demo, andrete a chiamarlo, vi darà errore e non vi siete resi conto che in alto a sinistra c'è scritto che il giorno prima l'indirizzo è cambiato e non l'avete fatto. Mi è successo l'altro ieri, però. Ok, il tutto è, per chi lo conosce, fatto con... Swashbuckler, come cavolo si chiama, non mi viene il nome, però è un modo per avere una descrizione dell'API, una serie di parametri. Allora, in questo caso Swashbuckler è la versione quindi l'URL, una serie di parametri in cui è scritto, ok, qui vedete celebrity, se come vedete fa parte di una cosa diversa rispetto alla legge ufficio, proprio per quello che vi dicevo prima. Il language opzionale, in questo momento è solo inglese e cinese, che significa che quando
conoscete il cinese, quando chiamate questa, l'API vi torna le descrizioni, i tag in inglese, in questo momento è così, quindi se la voleste in italiano potreste agganciarci il Tasero e magari lo speech API, ed è quello che viene fatto nel casco che vedremo dopo. Un po' di content type per... Questo API può essere chiamato in due modi, o passando in uno stream, un file, un byte, o passando in URL, in due modi. Vedremo tutte e due. I vari, i tre modi con cui chiamarlo, vedete con l'applicazione JSON, qui di fatto non dice nulla. La response, in chiaro, quindi per chi viene da mondi con classi, si prende il suo JSON e se lo converte in classe, quindi c'è già il risultato di ritorno da deserializzare, quello che ho fatto io nell'applicazione, di fatto vedremo dopo. E un po' di errori, ok? Un po' di roba, poi alla fine, forse l'unica cosa interessante, un po' di sample, quindi parte questa che non è interessante, boh, lo dirà 20 volte, ve lo dico prima, vediamo un po' se ci va sotto, non ci va, eccolo qua. Quindi mi serve del codice in Python, perfetto, vado qua, sì, ho il codice in Python, quindi in realtà, cioè, è solo noia, provate, insomma, voglio dire, non è drammatico. Allora, ma la cosa simpatica è che in realtà io lo posso fare anche da qui, nel senso che se mi apro Testing Console, questa è una caratteristica del prodotto utilizzato, io qui posso andare a riempire i dati di questa form, ok, e poi fare send, ok? Quindi esattamente, hai ragione, scusa, grazie, vedi. Ok, posso inserire, non so, voglio le categories delle celebrities in inglese, qui ovviamente ci va la chiave che andrò a prendere dal mio, dove sta? Lo troviamo, qua, resta lo stesso coso, ce l'ho qui, probabilmente, i trials, ce l'ho qua, show, prendo la chiave, così mo ce l'avete tutti e mi finite la... Sì, c'è anche Gomi, bravo. Vedo che sei preparato, vedi che hai studiato? Ok. Boh, io queste immagini non so neanche se esiste, ma per fare proprio le cose pulite facciamo in questo modo. Ce l'ho. Ho l'immagine del mio capo. Grande capo. Beh, sai, ogni tanto mi sono fatto un po' leccar culo, sennò... Non mi vede, peraltro, quindi... Cioè... Vediamo un po' se ci riusciamo, eh. Che poi a quest'ora sono anche abbastanza... poco pratico, vediamo un po' che succede. Status ok. Ah, vabbè, non vi ho fatto vedere chi è la foto, però insomma il mio capo è questo. Il mio capo è questo signore, ok? Il mio capo, non ho mai visto, cioè ho visto. E il risultato di questa chiamata mi dice che si tratta di Satya Nadella con una confidenza del 99.91%, che si trova in quella posizione di laptop right 8, mi dà una request ID, mi dice che è un JPEG che è di dimensione 1600x1067, semplicemente perché io ho chiesto solo categories e celebrities, potrei integrare delle note per quello di sfondo, quindi ho già un modo per fare delle prove, ma meglio ancora. E questa è quella più semplice, semplicemente analyze image, ok? Poi per esempio c'è describe image e questa roba qui non fa altro che andare a descrivere l'immagine, ve lo faccio vedere, in termini di che cosa stanno facendo le persone o ciò che c'è nell'immagine. Quindi vi dà una serie di descrizioni, Massimo se l'allarghi è meglio, forse, una serie di descrizioni, questa è un'immagine per esempio che dice... Sitting on a bench e quant'altro, con una serie di confidenza. Il discorso della confidenza è cross sui servizi con il service, perché alla fine sono riconoscimenti, quindi ogni volta, lo vedo anche in lui, ogni volta che c'è il riconoscimento di un qualcosa è sempre associato a una confidenza, la 0-1, che dice quanto lui è sicuro che quella sia effettivamente giusta, ok? Poi errare umanum est anche del PC, per cui insomma, potrebbe anche sbagliare.
Se andiamo a prenderci una, ovviamente adesso, chiaramente adesso si è intarpanato il mondo. Ok, se vado a prendere Postman, potevo aprirlo prima. Ok, prendiamo Describe. Ho già messo la chiave, gli ho detto che è un octet stream, quindi gli passerò un file e andrò a scegliere come file, magari loro. Vediamo un po' gli stones, vediamo che fa. Perfetto, quindi quello che lui fa, e forse posso, no, devo ricorrere sempre a questo, mi dà una serie di tag su quell'immagine. Allora l'immagine, scusate, ma se non ve la faccio vedere non capite. L'immagine è questa. Stiamo parlando di questa, ok? Se volete vi faccio vedere Satya Nadella, ma quelli sono più interessanti. Ok, una serie di tag relativi a quella. Una... non lo so, ombrella bassa, non lo so, vediamo un po'. No, secondo me non ci ha capito niente con ombrella bassa, però magari pensa che sta piovendo perché sono coperti, non lo so. Però questo è importante, vedete che c'è i WhatsApp, eccetera. Ok. No, non lo so. È quella comunque, vediamo. E sì, in realtà qui si ferma semplicemente a una serie di descrizioni con la loro confidence e la grandezza dell'immagine. Diciamo l'immagine è veramente troppo grande, quindi non so perché abbia scelto ombrella bassa, non so se magari quello è legato a qualche disco che ci abbia ombrella nel titolo, non lo so, non conosco. Potrebbe anche essere. In realtà la cosa qui che manca è che quelle non mi danno ordine, quell'ordine non è l'ordine di importanza, quindi potrebbe anche essere parte di un disco che si chiama Umbrella. Ma quelle possono essere che fa una categorizzazione automatica? No, sì, queste sono quelle che lui associa a quell'immagine, ok? Ma questa l'ho usata pure su OneDrive, perché io per esempio su OneDrive ho le foto e ogni tanto mi caccia qualche cosa che dice detta sta foto, questa. Non lo so, né per certo che sì, né per certo no. Sì, può essere pure. Servizi che fanno fotografie. Può essere pure. La minuta quelli che c'è un cane. Può essere pure. Non sì. Nessuna qualità. Però quello è più vicino al domain model. Cioè il fatto di riconoscere che sia un cane è più vicino a un domain model che non ha una tag. Questo è proprio un tag. Secondo me potrebbe essere questo legato al fatto che quello sia la patente parte di un LP in cui c'è la canzone, che so, Take Your Umbrella on the Head, una cosa del genere, che so. No, quindi ok, dopodiché C-Sharp. C-Sharp ovviamente se Visual Studio si apre, perché vabbè. Allora chiudiamo le foto. Questo è Postman che è rimasto aperto, eh. C'ho Postman aperto, vabbè. Vediamo se parte l'app uguale. Andiamo a partire. Chiaramente. Scelgo stavolta i Beatles, va. Facciamo una e uno, va. Se non screditiamo. Non diamo. Prendiamo questa. E gli diciamo che adesso vorrei. Tu proprio di levarti non te ne parli, eh? Vabbè. E voglio ci mettiamo tutto, va, tanto. E ti dirò di più, gli faccio chiamare tutte e due, prima Analyze e poi Describe, e le vedremo in cascata. Vediamo un po'. Dovrebbe visualizzarmi anche le facce, se non va, se non riesce a fare le. Quindi quello che ottengo da quest'altro lato sono le celebrities, quindi Paul McCartney, il rettangolo è questo, ok, presumibilmente spero sia questo, non è sbagliato, con una confidenza del 99,9 eccetera, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr, poi non è un contenuto adulto, insomma voglio dire,
con tanto di scorre, non è un contenuto razzista, quindi sta roba aumenta, razzista non me lo ricordavo, adesso l'ho visto adesso, quindi, e poi questi sono interessanti, questi sono dei tag con la confidenza, qui ottenete dei tag con la confidenza, che ho già un po' più sensati, posso che adesso ci sarà un bus pure qua, no, le description che avete visto prima, una caption che descrive banalmente quello che stanno facendo, le faces, che è un po' la ripetizione di quella sopra, però quella sopra vengono dal domino del celebrities, mentre questa è tipicamente la faccia, quindi la faccia settembre, maschio con il rettangolo, che è lo stesso che stava sopra, se non sbaglio, le dominanti di colore, quindi dice che la dominante del foreground è black, del colore, così. Bianco e nero, quindi sì. Vabbè, bianco e nero. Quando c'erano più colori, diceva tutti i colori che c'erano. Ti diceva le dominanti. Quindi questo è utile, per esempio, se volessi fare... Black, white e grey, quindi c'erano colori che c'erano. Sì, sono dominanti di colore, in realtà, sì, la maggior parte non te le dà tutto, ovviamente, perché sarebbe impossibile. E qui finisce la parte di Vision API. E dopodiché è quella che avete vista prima con George Harrison, Ringo Starr, John Lennon, Posting, eccetera. Sì. Oltre a fare il quadrato sulla faccia, non è ancora in grado di scontornare il lavoro. No, in questo momento no. Altre cose? C'è un'altra foto dei Rolling Stone in cui c'è una sola di formazione, sta di profilo, non lo riconosce. Cioè non vede che la faccia. Non... Perché il profilo non è ancora. No, non riesce a scontornare, no. Adesso serve solo identificare la faccia dove è posizionata. E in quella della face API, oltre dove sta posizionata, dice anche naso, posizione del bordo della bocca e il centro degli occhi. Per ora solo quello. Non è escluso che in un futuro ci sia, però. Ma queste API hanno qualche collegamento con quelle della Kim? Assolutamente no. No. Assolutamente no. No, semplicemente perché la Kinect è locale, questa è centrale. No, potrebbe essere una bella idea, penso. Beh, però in realtà la vedrei più con quella della RealSense, che non quella della Kinect, perché la RealSense ha tanto più punti sulla faccia, il riconoscimento è migliore e poi non c'entra niente. Ok, quasi finito. Questo è l'esempio di tre italiani, di cui trovate anche un podcast sul nostro sito, poi ho messo il link, si chiama C4Me, fa parte dell'SDK ufficiale dei Cognitive Service. Di fatto questo, che è un casco che sembra una serie di polino, in realtà che fa? Nasce per aiutare, è un prototipo ovviamente, non c'è nessuno andare in giro con una cosa del genere, no? Però il concetto è quello che nasce per aiutare ipovedenti, quindi ha una camera, la possibilità di fotografare e sfrutta quei quattro servizi, quindi vision, emotion, speech e translator per descrivere. Quindi lui fa una vision e capisce cosa c'è davanti e quindi già c'ha la descrizione della cosa. Se trova delle facce usa l'emotion per capire le emozioni, aggrega le descrizioni che arrivano in inglese, usa il translator per convertire nella lingua dell'utente, quindi l'utente come ha configurato l'applicazione. In realtà questa è un'applicazione che qui gira sul device IoT, ma c'è anche la versione Xamarin che gira sui telefoni, c'è la versione su PC, quindi non si andate nel GitHub, è questo. In realtà abbiamo un dominio di Toscana, contro Toscana, e trovate il codice, quindi lo traduce nella lingua e poi lo pronuncia con le casse. Questo è quello che dicevo, una mega fera ha girato per due giorni e non hai saputo la soglia delle chiamate. Questa versione qui gira su una Intel. Ah, questa è la di Luz, quindi vabbè, ce n'è di meno. Ci siamo con di Luz. Ok. Che cosa fa? Lo scopo di Luz è quello di cercare, dato un testo, e poi vedremo il famoso midcast successivo con l'introduzione del bot framework, dato anche uno stream audio, di capire, cercare di colmare la cosa che è la comprensione di cosa vuole
quel povero Cristo che sta davanti al PC e che cerca di chiedere qualcosa, ok? Poi devo inventare le sentire. Perché il grosso ostacolo è questo. Fondamentalmente come funziona questo? Funziona con una sorta di interattività. Io mi creo il mio modello e poi vedremo come è fatto. In questo momento lui si sta subendo dei cambiamenti, quindi dall'interfaccia di utilizzo di uso delle cose che in questo momento stanno per essere interpretate, quindi le vedremo velocemente, ma neanche le analizzeremo, e poi vedremo delle cose che fanno parte di Pozzeno, quindi accenderemo e poi vedremo il modello. Quindi io creo un modello, quindi definisco ciò che voglio capire del mio utente, quindi non tutto, quello che mi serve sul mio dominio specifico. Lo addestro dandogli degli esempi. Dietro c'è ovviamente machine learning, quindi non so quanti di voi conoscono machine learning. Io l'ho studiato all'università quando ancora c'era la tavoletta di cera con la cosa, quindi ne so pochissimo, però fa una sorta di training su degli esempi, quindi tramite degli algoritmi di machine learning, io poi li ho riportati, per me sono delle cose in arabo, perché chi conosce machine learning probabilmente dicono qualcosa, io li ho riportati per completezza. Training pubblico, un servizio ancora una volta HTTPS. Questo è un point che viene utilizzato da noi utenti. Questi utenti presumibilmente, siccome sono creativi, faranno delle richieste che io non ho pensato, ma che sono legittime e che quindi io posso sfruttare per aumentare la conoscenza del sistema, e quindi lo evolvo, creo un nuovo modello, lo addestro e ricevo. Lo evolvo, lo addestro e ricevo. Quindi è una sorta di iterativa che fa molto veloce in questo momento, cioè una cosa che cresce col tempo. Chiaramente, come tutte le cose, è troppo soppia, quindi va trainato e va addestrato dove e come serve, e nel modo migliore, chiaramente. Allora, quello che dicevamo, uno dei problemi chiave in interazione con la macchina è proprio la comprensione, la capacità di capire nella pletora di informazioni che arrivano, perché quell'utente ci sta chiedendo in un italiano pieno di avverbi congiuntivi e condizionali, qualcosa, capire cosa vuole. Cosa vuole in termini di, per esempio, c'è un esempio, una applicazione di news, il fatto che un utente scriva trova le notizie su aziende di realtà virtuale, l'essenziale è il trova notizie di realtà virtuale. Qui la frase è semplice, ma questa roba, pensate su frasi complesse, ok? Quindi società di realtà virtuale è un'informazione essenziale, un'entità, potremmo definirla, mentre il cerco, trova, mi è un intento, quindi già cominciamo a capire che esiste un concetto di intento e un concetto di entità. Sì, come dicevo prima, è pensato per comprendere intenti e capire entità, quindi quello che ci dirà il servizio una volta implicato sarà la confidenza che ho, che lui sta rilevato in una frase, perché l'utente voglia uno specifico intento che ho definito, e quale confidenza su che entità, se ce l'è, ovviamente. Ok. Come dicevamo, costruisco un sistema di comprensione, poi lo vedremo bene dopo. Che succede? Come vi dicevo, io distribuisco l'applicazione, che in questo caso è il servizio REST, vedremo, è molto semplice, quindi un endpoint get, banale, ti do una frase, mi dai il risultato JSON, e lui che fa? Quando non trova una frase, la risposta sarà, mi spiace, non so cosa stai dicendo, o l'intento è quello non, però dietro lui questa frase la tiene, e vi dà la visione e dice, senti, questo, ho detto questa frase, non è che per caso me la etichetti, mi dici che intento era e quale entità ci sono, perché così io la prossima volta che genererai il modello ne terrò conto e quindi aumenterò, no? Sarò più bravo. E questo mi consente di migliorare il sistema e di concentrarmi solo sulle affermazioni importanti. Per esempio, potrei concentrarmi solo su quelle più ripetute dagli utenti e non mettermi a taggare tutte le affermazioni, e quindi avere una maggiore conoscenza anche dell'utente che ho davanti. Come creare una nuova app? C'è il concetto di app. Ogni servizio REST, o modello, fondamentalmente è un'app. Quindi io entro sul portale. Il portale è un po' vecchia maniera, è poco moderno, no? Poi lo vediamo. Fondamentalmente io creo una nuova app, che dico come, definisco intenti di utilità, definisco delle espressioni che contengono delle espressioni in italiano, a cui dico questo è un intento e contiene queste proprietà e queste entità, scusate, e seguo il training, pulsantino training, lui gira,
pagina, ok, quello che mi viene il risultato è un endpoint HTTP che uso nella lavatrice, uso nel bot framework, vedremo, uso con la mia IoT, insomma, anche qua. Scenario di utilizzo, IoT, tipicamente faccio una facial recognition, attivazione locale, vendor machine, potrebbe essere un modo, capire l'utente cosa vuole, chatbots, quello che vedremo la prossima volta, quindi il fatto che vi anticipo la piattaforma bot framework che esiste da Slack, Skype, il vostro sito e quant'altro, o assistente virtuale. Dietro le quinte, in realtà, ci sono dei modelli anche precompilati, sono quelli di portare il Bing, e quindi potete estendere quelli per ottenere un assistente virtuale personalizzato che sfrutta Luis. Vediamo come crea una nuova app, MyBank. Allora, io nella fretta mi sono scordato di stamparmi le frasi che avevo previsto, che ovviamente adesso è sparita la barretta qua sotto, ma noi facciamo così e riappare. Questa è fortuna, non era voluta. Ovviamente questa rimane in alto e se ne frega. Ok, allora apro Luis. Cioè, questo è rimasto qua sopra, vabbè, ce ne faremo una ragione. Facciamo così, guardate. Proviamo a chiuderlo e vediamo se si chiude. Vabbè, questo è il bello del meetup, dai. Solo che se non lo facesse sarebbe meglio. Niente, non... Provo a chiuderlo, ma non mi pare che funzioni molto. Vabbè. Facciamo così. Se riesco ad afferrare questo... Evidentemente, solo che dovrei riavviare la macchina. Non mi pare il caso in questo momento. Purtroppo non è insider, capito? No, quello è qua. Allora, insider. Ma te la prossima volta lo faccio. Non lo chiudo neanche così. Vabbè, ragazzi. Vabbè, proviamo un modo diverso. Facciamo così. Se Maometto non va alla montagna. Montagna da Maometto, e quindi ce ne frega niente, facciamo così, ne vedremo di meno, non fa niente, tanto dobbiamo. Allora, anche qua esiste l'account gratuito, arrivate qui, sign in, vi loggate con Microsoft account, io mi loggo con il mio Microsoft account, se si log, penso che sì. Quello che vi fa fare è, c'è già un'app che abbiamo preparato che è MyPizza, ne creiamo una nuova. Allora, intanto, come vedete c'è un, no non vedete ma ve lo faccio vedere, c'è un Cortana pre-build up, questa vi consente di fare delle prove con un modello che è quello di Cortana, quindi tutto ciò che è, ricordami di chiamare il dottore domani mattina, è in grado di capirlo. Potete importare un'applicazione precedentemente esistente oppure creare una nuova applicazione. Una nuova applicazione fondamentalmente è fatta da un nome, quindi potrebbe essere MyBank, okay. Uno scenario, diciamo una mobile application, e cosa fa? Nel caso mio è una finance, ok? Una descrizione e la lingua. Qui abbiamo l'italiano, quindi siamo fortunati. La mia app è pronta, ok? È creata. E la demo è finita, quindi è andata alla fine. No, nel senso, cominciamo a vedere come è fatto il nostro portale. Allora, come vedete, a parte i setting, ci sono gli intenti, in questo caso ci sono un nome che ovviamente esiste per default, perché quando non trova nulla è clone, come intento. Esistono delle entità, esistono delle pre-build entities, e vedremo che sono. Queste altre qui sotto sono... probabilmente verranno notte, ma ti permetto di fare roba più complessa sull'entity, poi magari le vediamo. La cosa interessante è questa parte in alto, qui vi consente di inserire delle espressioni, poi adesso andremo verso le espressioni, quindi delle nuove frasi da taggare. Qui vi consente di
avere dei suggerimenti sugli intenti. Chiaramente non ci sono intenti, quindi non ve li dà. Poi li vediamo sull'applicazione, un'altra applicazione che è MyPizza. Qui vi farà vedere quelle che l'utente ha inserito e che lui non ha riconosciuto, che potrete taggare. Okay? Quindi avete un po' tutto a portata di mano. Alla fine, qua, esiste il treno. No, esiste il testamento. Quindi questo è il pulsantino che vi consente di generare il famoso servizio. Ok? Andiamo a capire che cosa sono entità, intenti e quant'altro, e poi lo vediamo su un'applicazione che fino a ieri funzionava. E se spero funzioni ancora. Si è aggiustato? No, manco per niente, è bella questa. Questa poi verrà nelle slide, per cui verrà nella registrazione, per cui me la rivendo alla grande. Ovviamente si è chiuso. Si è chiuso perché l'hai chiuso tu, Massimo. Grazie. Lo riapriamo. E il bello della diretta, come direbbe Pippo Baudo. Benissimo. Vabbè, poi vi faccio vedere il mio tecnico, quello che non ci troviamo. Ok, intento, quindi definisce l'intenzione che ha valutato all'interno del modello. Ok? Per esempio, nel caso di MyPizza, il vorrei una pizza margherita potrebbe essere un intento di avere un'etichetta tipo make order. Ok? Ed è identificato da una label che è quella che poi applicativamente io otterrò per capire qual è l'intento. Ok? Make order. Un elenco di espressioni, uno o più espressioni, per esempio, voglio una margherita, ordino una capriziosa, mandami una fuori, per favore, vorrei assolutamente, in maniera tassativa, subito, immediatamente, una 4 stagioni, ok? Quello che vi pare. E eventuali entità, margherita, funghi, capriziosa, due margherite, una funghi, margherita, una funghi, quelle sono tutte entità, ok? Gli intenti sono visualizzati dove c'è la sua nome, in base alle... label. Poi aprite, cliccate sulla label e vi fa vedere che cosa è, quali sono le frasi corrispondenti. Quindi l'intento è semplice. Le entità sono più o meno complesse, rappresentano la margherita quando ordino la pizza, la funghi, la quarta stagione, due margherite sono entità, ok? Quindi le entità possono essere generiche, gerarchiche o predefinite. Generiche è dammi l'indirizzo di dimmi ancora se siete aperti, ora è generica. Una gerarchica potrebbe essere il pizza type, margherita funghi capricciosa, quindi è un pizza type in particolare una margherita, o due margherita, o due più funghi, ok? Quindi ho una gerarchia, padre figlio. Predefinite sono quelle, il 2, la data, l'ordinale, quindi esistono già quelle che vedevamo. Entità predefinite, esistono già delle entità che sono le predefinite, le trovate qua queste, quindi non si vede, ma adesso che qui c'è scritto, sì, c'è scritto, lo vedo da qua, c'è scritto ordinale, temperatura, dimensione, mentre questa è una entità che io divido pizza type, è una definizione che ho messo io, la label, e sotto a questa ho funghi, una teoria capricciosa, qui ho detto tutte le entità che sono in grado di comprendere, ok? Queste possono essere o qui o quella phrase list che avete visto in basso, che è molto più grande. E possono essere definite fino a 10 entità per ogni tipo, per ogni applicazione. Okay? Quindi se ne avete di più, ve la potete gestire. Okay? Pizza rossa, piuttosto pizza type rossa, pizza type bianca, ci si inventano. Per questo momento questa è una limitazione. Non so se è un programma di modello, di training, una limitazione che in questo momento c'è, ma insomma nessuno si è ancora lamentato. L'espressione invece è una frase, un trans, che definisce, che è associata a un intento e che contiene delle entità. Tipicamente rispondo all'intento, contiene l'entità, vorrei ordinare una margherita e una capricciosa, quindi rispondo all'intento mi ricordo, contiene l'entità di pizza type ed esattamente una margherita e una capricciosa con una numeralità, una e una, ok? Ed è una cosa. Poi andiamo a vedere quelle non riconosciute, quella che ottenere una cosa del genere, in cui c'è scritto qual è la frase, qual è l'intento e quali di queste rappresentano le entità. Proprio in questo modo le selezioniamo e scegliamo che tipo di entità ci sono, ok? Parlo di un tipo che è probabilmente banale. Se io vedessi vorrei ordinare una margherita e vorrei ordinare una capricciosa,
me lo prende come unico intento, come tuo intento. Se capito come no, lui è. No, allora lui. Allora, sì. Probabilmente è un unico intento, lui quello che fa è sempre darti. Non replica due volte l'intento, ti dà un intento con una certa confidenza. Quindi è probabile che ti dia nel counter con un'alta confidenza, poi magari ti annonde con bassa confidenza. Cioè sì. Non replica due volte per corte. Esatto, quello. No, 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 non replica due volte per corte. Quindi massimo, probabilmente lo mette una volta e lo mette con un'alta confidenza e solo trova due volte. Così lo dico, lo scarta. Sì, 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 no, il secondo non è che lo scarta, cioè ah, questo lo vuole due volte, quindi lo vuole il doppio. Sì, no, no, è sempre molto, ma c'è il risultato, è sempre un. Intento con l'etichetta, l'entità, l'elenco dell'entità e la confidence già trovate sempre, non è che quella confidence aumenta perché lei è il pubblico, però come lei lo prende? Cioè l'intento alla fine è un'interfaccia. L'intento è una label che lui dice, allora, arriva la frase e lui dice, in quel caso lì, in questo caso qui lui dice, allora, siccome io qui come intenti ho, vediamo un po', o make order, ask ship info e ask general info, ovviamente il primo è, allora dirà, questo è al 99%, questo è un 0,1 e questo ha lo 0,01, ok? Quindi ti dà una pletora di risultati, non sempre tutti, magari se è molto alto uno te ne dà uno solo, mi pare non ci sia sempre, ma probabilità bassissima, e poi sta bene applicativamente, lui ti dice quello che secondo lui è la confidenza. Poi se tu fai la cosa bassi al contrario, prendi quella meno, cioè, è un problema applicativo, non è un problema di modello. Una volta che ho definito le frasi e tutto, poi come ho fatto? Devo semplicemente addestrarlo e lo devo fare ogni volta che modifico il modello. Quindi mi metto al primo giro, poi questo lavoro ottimo delle frasi, io le cataloverò, lì faccio training, lo faccio premendo questo bottoncino che scatena una roba. Viene messa in coda, viene generata, tipicamente ci mette poco, ma insomma dipende anche da cosa fa. Qui ci sono i... Questa roba qui per me è quasi a non me ne ricordo poco, ma questo è ciò che usa. Poi se volete i dettagli vi do il link, mandatemi una mail, vi do il link di dove trovare esattamente come funziona. Ovviamente non c'è spiegato tutto, ma chiaramente vedo che macchine. E in realtà il training avviene per una questione di ottimizzazione delle code sul cloud, anche all'intervallo di ora, cioè se voi mettete lì e mettete a posto un po' di frasi, poi ve ne andate, probabilmente la notte lui trena, okay. Mettete a posto le frasi, le salvate, lui la notte trena, perché la cosa che prima o poi sarete messi a posto lo farete e quindi si porta avanti il lavoro. Se no, non è disabilità, non mi pare. Se però premete questo, lui lo fa on demand. Fatto questo, quello che succede è che appare questa pagina con la possibilità di mettere qui una frase e il link corrispondente, quindi qui mettete per favore mandami subito una 4-6 giorni, lui questo link lo adatta, cliccate qui e ottenete il risultato, ok? Se prendete il link, molto più non siete, ma abbastanza semplice come fatto, e lo usate nella vostra applicazione, siete in grado di chiamare da JavaScript, da Python, da Perl, da quello che vi pare, questi servizi ottenete il risultato, ok? Ma qui già potete farvi test. Prezzi, sempre al solito, cioè 10 transazioni mensili terminate le quali 4,39. C'è una deriva sul fatto che questo fosse lo standard, fosse a partire da terminare, non lo so, un po' lo verifico. Cioè se comunque avete queste e poi questo, non lo so, in questo caso può anche essere, nel caso del 10 secondo me no, perché non cambia solo il numero di transazioni ma anche cambia il rate. Del 10 c'è cioè 20 chiamate al minuto, mentre a pagamento c'è cioè 10 chiamate al secondo, quindi presumibilmente se io pago le 10 chiamate al secondo subito, prima di esaurire, quindi è probabile, però insomma comunque. E questi sono in dollari, convertiti a euro, sta a posto. Marizza, vediamo un po' se funziona, sempre che il video ci assista. Ok, mai pizza. Intanto vediamo com'è fatta. Magari aggiungiamo qualche... Allora, intanto facciamo una cosa. Qui ci avevo aperto delle frasi da aggiungere, ok? Questa, per esempio, non dovrebbe esserci, per favore, non è una capricciosa. Allora, vedete pizza type? Quando ci clicco sopra, mi permette anche di aggiungere
nuove, vedete, sì, nuove entità. Io adesso ho messo su quindi capricciosa in materia, ma potrei su 4 stagioni aggiungere una nuovamente un children, controllare che io generalmente quando scrivo, quindi dovrei aver aggiunto un nuovo tipo, un nuovo, scusate, una nuova entità. L'order type è invece un'entità di tipo pizza type di number, ok? Quindi è un'entità composta da un pizza type e un number, quindi due capricciose e una quattro stagioni. Quindi ho delle entità anche composte in un certo senso, queste sono gerarchiche. Ho delle pre-build, sto usando il number, perché mi viene comodo per il 2, 3, 4, questa roba qui. E poi ho una serie di intenti, scusate questa, devo allargarla, che è per esempio make order, ok? Quando aprite il make order in questo momento è solo name, e come vedete c'è un add action, attenzione, questa add action, questa serve, o meglio serviva, visto che sta per essere deprecata, per ottenere, far fare delle azioni particolari quando l'intento viene riconosciuto. Questa roba qui verrà sostituita con l'Azure Function, che sono roba che sarà introdotta, e quindi venite avvertiti che se le state usando, preparatele prima o poi, non saranno più utilizzate. Chiaramente passerà del tempo, ma siccome noi non le stiamo utilizzando, va bene così. Allora, quello che facciamo è fargli fare training, ok? Training request, lui ci spero metta non troppo, queued for training, dovrebbe apparirmi la string completed. Adesso io dovrei avere publish, non appare automatico, ma c'è un publish là sopra. Quando faccio publish mi appare la famosa finestrella, vediamo un po'. Vedete l'URL qui sotto, che è fatto da un ID dell'app, che è fondamentale, quel GUID, una subscription key che ci mette lui, quando create l'account ve ne crea una, un verbose true che gli dice semplicemente fammi vedere tutto quello che ottieni, e per esempio vediamo un po' che cosa fa, ok? Mandami una 4 stagioni, vedete che ha completato la Q uguale mandami una 4 stagioni. Ora faccio una cosa, faccio copy shortcut solo esclusivamente perché Internet Explorer ha il brutto vizio di scaricare il JSON, io non lo voglio scaricare, ma vorrei vederlo, sarebbe meglio, preferirei, no? Ok, solo che siamo da capo a 12, perché questa roba qui non... Vediamo un po' che succede. Oh, ok, ce l'ha fatta. Benissimo. Secondo lui è un make order al 42%, perché in realtà non erano delle frasi presenti, è un make order al 42%, secondo lui il tuo scoring è make order, ha riconosciuto un 4 di tipo build in number, ma non ha ritenuto non ha riconosciuto le stagioni. Questo è perché ho sbagliato io, 4 stagioni va in confusione con tale l'altro. 4 stagioni in questa così va in confusione, quindi lì mi sono fatto prendere dalla demo, quella è sbagliata, quella è 4. Stagioni non esiste. Se metto stagioni forse riesce a riconoscerla come type. 4 stagioni in questa così, per cui 4 è 4. Ma lo score che vedi già. Lo score è la confident, è quella che ho chiamato confident, qui lo chiama score. Però qua sono i 2.30. Almeno 6. No, 0. Sì, ma notazione esponenziale, non so se porta la maestra da più. C'è 0. Non è 0.0.0.0.0, se zeri, come può dire, può dire. No, però comunque il concetto è questo, a parte gli scherzi, diciamo che ci ha preso, se non per il fatto che ho sbagliato io nel modello. Ovviamente se sbagliate il modello c'è un cavolo da... Però vediamo un attimo una cosa. A parte il fatto che io sono una mezza... Vediamo un po' se qua me le trovo, o me ne trovo qualcuna che avevo messo prima. Ok. No, non c'è, perché comunque in qualche modo la riconosciuta. Qui trovo, per esempio... Vabbè, mettiamone una che non... Ve ne viene in mente qualcuna? Portami una... Funghi c'è, portami una... Diavolo.
Bravo. Portami una diavola. Vediamo un po' che succede. Scusate, ma andiamo di qua. Ok, bene. Non l'hai riconosciuto. Vedete che per lui è nulla. Non c'è posto niente, non c'è nessuna entità. Signori, questa è sconosciuta per me. Ok? E che c'ha anche abbastanza senso. Vediamo adesso se tra quelle con gli error compare. No. Vediamo se la trovo, sai, suggesta. Eccola qua. No. Vabbè, adesso ho smesso di... Labeled, no, non ha deciso che non... Vabbè, comunque il concetto è questo, la troverei qui, tra quelle con error presumibilmente, quindi tra queste, e posso marcarle, quindi vado per esempio nella mia frase questa, vedete che, e posso dirgli, guarda, questa qui è una order type, ok? Quindi posso selezionare, andare... Scusate, ma dagli a mano che questa per me, esatto, un addestramento a mano e fare submit. Quindi posso andarmi lì con santa pazienza, pago lo stegista di turno a un panino col prosciutto al giorno e gli faccio questo lavoro. Ora non lo faccio chiaramente, e lui già propone, questa in realtà probabilmente già c'era, quanti impiegati a consegnare, una skin chip info, perché voglio anche dare la possibilità di chiedere quanto ci metto a consegnare, a che ora consegni e cose del genere. Quindi il concetto è che io posso andarmi a fare training di questa roba, ho la possibilità di avere delle performance analytics qui di lato che mi dice, guarda, per il make order, secondo me, ci sono delle frasi che tu non hai ancora analizzato, qui sono tutte a posto, però se avessi delle frasi che non è stato in grado di riconoscere, che per lui sono valide in qualche modo, mi apparirebbe una parte rossa, allora io potrei andare a dire, forse c'è qualcosa da analizzare, clicco e mi porto a far vedere queste frasi. L'interfaccia non è il massimo dell'esistenza, dietro a questo ci sono delle API REST per poter fare la stessa cosa tra le API. Quindi quello che fate così lo fate con le API. Se andate sulla parte Luis del portale trovate esattamente la stessa cosa, cioè trovate quelle API che avete visto dalle altre parti con la parte Luis. E quindi in realtà questa console della connessione, ma già questa la si può utilizzare in qualche modo. A parte io sono ottenebrato dai tarallucci e dalla birra, non riesco, ma insomma, quello problema mio, non è. E le frasi le potete inserire anche da qua, quindi per esempio segnate al piano quello che fa, lui vi porta nella stessa maschera di prima e secondo me vedete che in un certo senso già vi dà un'idea, secondo lui questa è una genera per me più ship info, però vabbè, allora io vado qui e dico ok, no guarda, sai che c'è, per me questa è una ship info, submit, questa diventa parte delle utterance, delle espressioni, ovviamente essendo cambiato il modello devo fare training o aspettare che parta il training, il modello viene aggiornato. Quindi se dopo si scambia la prova, sì, lanciando una query dicendo portata al piano, vedere subito, giusto per curiosità, sono qui apposta, quindi aspetta, finito, sì, aspetta che la copia dell'acqua così vediamo il risultato, aspetta, dovrebbe dare una confidenza non altissima, ma poi vediamo. Tieni presente che qui il modello c'ha tre frasi in croce, quindi non è neanche così attendibile, poi è fatto da... Il modello va pensato, cioè questa sarà fatta in 10 minuti, va pensato nel senso che cioè, ci sono delle persone che sa, cioè non mettono la prima frase che capitate, io ho messo le prime tre frasi capitate, quindi è probabile che, cioè non è detto che il modello non funzioni, perché è più probabile che non funzioni perché io non sia capace, mettiamola così. Vediamo un po'. Infatti, per lui è un ricordo, per lui è tra un ricordo e un non. Bassissimo, quindi in realtà io questa la scarterei a prescindere perché è 19%. Bassissimo, quindi in realtà significa che in realtà quella frase non è efficace, non è significativa per il modello, quindi probabilmente quella frase che ho messo, anche se è presente, è inutile, ok? D'altronde è mia, d'altronde me la sono inventata io.
provatelo. Questo prodotto non è che lo utilizzate. Sì, è provato, poi onestamente dietro le quinte non so, non è neanche così chiaro. L'interrogativo portate al piano, l'interrogativo fa altro. In realtà non dovrebbe entrarci quello, però è proprio una questione di modello e di come questa all'interno del modello che c'è dietro. Secondo me no, nel senso che non. No, è proprio per quella frase portata al piano così, buttata in quel modo, che l'ho buttata io da sola, probabilmente non dice niente. Probabilmente insieme ad altre molto simili, consegnate al piano dove abito, oppure siete in grado di venire a portarmi al terzo piano, o cosa del genere, la butto lì. Probabilmente quelle frasi rafforzano questo intento, e quindi in quel caso il modello è più confidente e riesce. Qui si vede palesemente da 19%, questa è una città neanche sotto tortura. Ok? Sì, era la specie più importante. Quindi. Che volevo dire, ok, anche ovviamente le performance ve le dà anche sulle entità, sulle varie entità, vabbè, le varie utilizzi e cose del genere. Direi che questa roba è la base, per di fatto anche Jamelbot Framework. Quello che vedremo la prossima volta è che tutto parte da questo. Io ho un modello, dopodiché non faccio altro che linkare quell'HTTP REST al bot framework. In realtà il bot framework quello che mi dà è delle classi che da sole vengono invocate, cioè da sole, in realtà lo fa il framework da sole, che il framework invoca in base all'intento. Quindi dico la classe picco viene invocata quando arriva l'intento recorder. Quindi in realtà per me è semplicemente definire gli intenti, definire un modello che funzioni non come questo, magari la prossima volta lo farò che funzioni meglio. E dire la classe recorder dialog parte recorder, mi ricordo se dialog che parte se riconosci il recorder, quindi in realtà è lui che alla chiamata riconosce l'intento con maggiore frequenza e chiama la base. Poi posso intervenire e dire guarda sì, però se sei sotto al certa percentuale lascia decidere a me, ok? Quindi in realtà questa integrazione è molto stretta, che è utile che sia così, anche io mi dovrei avrei chiamato l'intento e dire ah, se l'intento è questo chiama questa finestra, l'intento è quest'altro chiama il dato, insomma, non mi caso. Io direi che domande, dubbi, perplessità e incertezze, questa è la ricorso da questa, quindi serve per giocare e giocare, ecco, sta là. In una nuova applicazione potevi portare poi attraverso il lavoro che hai fatto precedentemente? Sì, posso esportare un'applicazione e riportarla a zero, o permettermi di scrivere tutto. La domanda, cioè, se sentire, se in una nuova applicazione posso portare una vecchia? Sì, posso esportare e riportare un'applicazione, magari aggiungi altro. Non posso in questo momento portare un pezzo, posso esportare un'applicazione, portarla all'altra parte e aggiungere. Non so che cosa, come esporta, non ci ho provato. Sì, XML. Sì, probabilmente un XML, magari lo tocca a mano senza far danni, ci chiedo. Non lo so, proviamo, scusate. È un meetup. Che ci costa? Stavo qui apposta? No. Proviamolo. Vediamo che succede. Se io sto qua e... Vediamo un po', eh. Dov'era l'export? Non lo trovo, forse sta nelle mie applicazioni qua. My pizza export app, scusate, ma JSON format export, vediamo che cosa succede. Open, mo lo aprirà massimo, è un JSON, quindi in realtà non so quanto è complesso, magari viene fuori una cosa da 7 giga del JSON, stanno più 20 giga, però magari è tutto su una riga, non so, però spero di no, vediamo che tira fuori. Sì, comunque in linea teorica tu prendi il suo JSON, ma il discorso che tu sia, alla fine stiamo tentando di stare no, vedi, è anche abbastanza semplice, dai, tutto sommato non è neanche così drammatico. È anche un buon modo per togliere le frasi, perché io non sono riuscito a capire come toglierle, però tu potrebbe sfruttare, togliere le frasi, quindi sì, lo fa come vuoi.
è ufficiale, ma come ti pare. Puoi levare e mettere come vuoi. Come funziona la localization? Beh, scegli la lingua dell'applicazione quando parti, quella è l'italiano. Puoi fare una sorta di translate. Cioè, se tu parli di pizza, ordina la pizza, lui è in qualche modo... Tu hai detto che l'italiano, quindi lui comprende l'italiano. Se ti serve inglese, è un'altra app. Quindi non puoi utilizzare la stessa esperienza con l'italiano. Ma in realtà, le esperienze sono... Il problema è che lui è un language understanding, le esperienze sono diverse, l'esperienza inglese è diversa con l'italiano, quindi non ci sta che siano due app diverse. Anche il modello che tu crei è diverso, cioè secondo me ci sta che siano due applicazioni diverse. Cioè non la vedo così drammatica. Posto che tu il risultato, tu il risultato alla base non ce l'hai, tu capisci l'intento, e l'intento è italiano, quindi non puoi, cioè non c'ha senso. Cioè, non so se mi sono spiegato, a quest'ora sono un po' anche... No, perché non fai il training a quel punto, no? Lui acquisisce delle fasi nuove, quando corregge il training, dice guarda questa fase significa questo. Beh, certo, se uno ti scrive in inglese, lui ha il nome, tu quella la scarti, cioè non la consideri, ovviamente. Okay, perché se ci metti in inglese in un modello italiano, quantomeno fa come parlare del fatto che, per esempio, tu fai il training di questa roba in italiano, poi magari decidi di applicare tutta questa roba in un contesto di un'altra lingua. Ma devi rifare il modello. Devi partire da zero. Secondo me sì. Non puoi partire da questo. Ma no, perché... Cioè, quantomeno le frasi le devi tradurre, in maniera sensata. Le devi rimettere, ma a quel punto, cioè, lui c'è una mezza di inglese e mezza di italiano, devi fare una grammatica. No, ma anche perché, a parte le frasi che tu rimetti, il modello che lui si costruisce, che ti scarica a destra, è completamente diverso, non puoi semplicemente cambiare. No, ma non è così. Cioè, l'hai un endpoint per l'italiano, un endpoint per l'inglese. Nelle proprietà. Neurale, c'è dietro, esatto. In realtà, nelle proprietà delle applicazioni. Scusate, per un altro motivo molto semplice. L'hai costrutto questo che semplice sta in solar e altri modelli di digitazione. Ha costrutto un modello di inglese sulle filiali, sulle assicurazioni. Sì, no, è completamente diverso. Quindi, quando voi selezionate italiano e inglese, molto probabilmente voi ricarica. Assolutamente sì, a seconda pizza. Quindi l'italiano non è solo del mio. Margherita selezionale. No, io volevo intendere, capisco la differenza grammaticale anche di costruzione della fase, però magari potete recuperare una brutta parte della lavorazione. Ma no, guarda, secondo me non ha troppo senso. Anche perché nelle impostazioni dell'applicazione tu puoi decidere, se non sbaglio, la root dell'applicazione, quell'URL iniziale. Quindi tu te ne farai uno N-S, no, ci sta questo. Poi perché secondo me dietro carica un qualcosa di pre-configurato per la lingua. Se non ci sarebbe nessun motivo per cui tu debba scegliere. Normalmente su modellizzazione sarà così. Se su modellizzazione sarà ragione. Non so, non è ragione. Se applica così, se applica un modello, se non diversi lingua. Sì, ma poi immagina un motore, un modello creato dietro con due lingue diverse che ti entro via che genera, cioè... Ma poi... La questione è che uno è abituato, diciamo, a avere a che fare con modelli deterministici, non è. Cioè degli algoritmi, delle cose, alla fine c'è cioè una cosa che è generale e poi c'è una cosa che non è così. Sì, non è così. No, assolutamente non è così. Quindi ci sta che tu debba averne uno per lingua. Non la vedo così drammatica. Ma proprio perché il modello secondo me è completamente diverso, quindi è giusto essere così. La sensazione è che sia molto più rispetto agli altri. Questi si è ancora molto in fase, non voglio dire embrionale, ma guarda, io questa sensazione ce l'ho avuta fino a qualche mese fa. Grosso sprint ce l'ho avuto con l'interazione con il bot. Demo, perché tanti clienti lo stanno usando e sta roba sta crescendo. Fatto sta che l'interfaccia ovviamente cambierà, e sono queste cose deprecate, sono venute fuori perché nel bot ne servono altre. Da quando c'è stata questa integrazione, mi pare che fosse stata presentata, se non sbaglio, a Bind, tanti clienti l'hanno chiesto, perché in realtà non è male che ci sia possibilità di una chat con un bot risponde. E a quel punto lui sta crescendo. Quindi sì, probabilmente è partito dopo, vero, sono d'accordo, ma speriamo che colma il gap. Comunque, diciamo, già fa. Già fa, machine learning dietro funziona bene. Buona possibilità di salvare, cominciare a migliorare. Tanto sono così, anche l'altro. Sì, è così.
Quindi la prossima volta, diciamo, non so che parleremo di questi argomenti, parleremo di... Ripartiremo da Luis e per andare verso... riparleremo del box demo, riprenderemo Luis perché magari spero ci siano persone che lui non ha visto, quindi devo ribeccare. E poi gli diremo... Ma giusto per capire... Il box framework che in realtà per rispondere che cosa usa? Fai il box framework, lavora di suo, tutti vuoi fare tutta mano, facendo l'if, lo puoi fare, ha delle fasi di delle class utility che ti permettono di integrarti con Luis. Okay. Box framework nasce per fa bot, a prescindere da Luis. Vuoi usare pizza figli di AWS, usa pizza figli di AWS, probabilmente ti dovrai scrivere le classi che lo fanno, non è neanche complicato, ci sono dei sample, e lo fai. Se vuoi integrare con lui, se esiste un package che ti permette di integrarti con lui. Esatto, va su Telegram, va su Slack, va su Skype. Per esempio questa implementazione interna, giusto per vedere, un bot un giorno. Avevano fatto soltanto una volta una conferenza che avevano presentato un bot che non faceva tutt'altro rispondere tramite una Raspberry che accendeva un display. Quindi tutta la Telegram può dare un messaggio al bot. Sì, questo... Bot framework c'ha sicuramente integrazione con Slack, integrazione con Skype, può fare con Telegram, con una chat su Slack, esattamente tutti così. Un meccanismo di messaging. Esatto. Esatto. Ed è utilizzato, perché, cioè avere un primo call center fatto con Skype piuttosto che con Slack, piuttosto con Telegram, e poi in caso di non riesco a rispondere, ma ti passo l'utente fisico, c'ha senso, insomma. Tutte le knowledge base, per esempio. E dietro magari utilizzo anche altri servizi di knowledge base, knowledge base piuttosto che la ricerca e quant'altro, no? Quindi ci sta. Quindi metteremo. Poi vi troverete delle reference, questo è un piccolo, però dei video di Ignite. Questo è il podcast su Climbing Service, la puntata 119, ed è fatto dai tre ragazzi che hanno sviluppato C4Me. In questo caso un po' di Stack Overflow, User Voice, Pricing, il website dell'SDK esempio. Negli SDK trovate tutto tranne lo thread, so perché ci sono tutti, tranne lo thread, ci sta Python, ci sta Java, so perché non è diventato aperto e quindi volevo prendere ci studiamo, però comunque so chiamate adesso. Niente dramatico, trovate sul sito di C4Me degli helper per farle chiamare e lo stanno sviluppando. Invece per lui c'è più una documentazione, c'è questo helper in cui ci sono i video, vi riportano dei video su YouTube in cui c'è abbastanza spiegato meglio di come non abbia fatto io, che non è neanche così.